Copland CSA 70. Questa è la parleremo di questo oggetto. Parleremo di questo oggetto qua. Copland CSA 70. Ma siete sicuri che lo volete vedere? Io vi consiglierei di no. No, guardatelo, perché okay. È un apparecchio interessantissimo, relativamente poco costoso, estremamente completo, visto che c'ha a bordo scheda DAC. Fantastico, che è funziona bello, perfettamente. È bello, come bello il sole. Nella tradizione Copland, elegantissimo. E suona veramente molto bene. E costa pure poco? Costa pure relativamente poco. Relativamente poco. Guardate. Mi raccomando. Ciao, ciao, ciao. Vi presentiamo il Copland, CSA 70. Stiamo parlando di una novità, quindi un prodotto di recente introduzione, che va a coprire il segmento basso, quindi l'entry level dell'azienda danese, giusto? Danese, sì. Copland. Azienda che ha una storia piuttosto lunga, perché è un'azienda che muove i suoi primi passi nel 1983-84 ed è stata fondata da un ingegnere danese, Ole Möller, che lavorava precedentemente alla Ortofon, quindi un curriculum niente affatto. Tra l'altro è un grande appassionato di cose italiane e soprattutto di macchine, infatti ogni volta che mi capita di incontrarlo, e anzi lo intervisteremo a Monaco, che ci sarà fra qualche giorno, quindi seguiteci pedissequamente perché gli faremo tante domande anche su questo integrato. Ogni volta mi chiede: ho comprato la Lancia, non sapendo che io, che lo dico a Ole, non sono molto esperto di macchine. Mi rivenderò come esperto di macchine, perché un pochino ci, ok. Interessante la scelta fatta da Copland con l'introduzione di questo apparecchio, di sfoltire radicalmente il catalogo. Copland ha realizzato negli anni finali sorgenti, segnatamente degli eccellenti lettori di CD, io ne ho avuto uno anche tanti anni fa. E adesso le sorgenti non ci sono più, i pre non ci sono più, i finali non ci sono più, ci sono solo gli integrati. Tre integrati, un amplificatore per cuffie con DAC interno. Dei tre integrati, il DAC 215. Degli integrati ce n'è uno totalmente valvolare, due ibridi e uno totalmente a transistor. Questo qua. Tra l'altro sul CTA 408, che è l'integrato a valvole che monta le KT120, è un po' il top della gamma di Copland di adesso, e fa parte di una serie fortunatissima di integrati della Copland, che è partita col CTA 401, 402 e adesso questo, che mantengono tra l'altro sul mercato dell'usato ancora delle quotazioni estremamente alte per un rapporto qualità-prezzo eccellente. E sono veramente degli apparecchi straordinari. Vediamo questo piccolino, specificando che si tratta di un progetto molto intelligente, ovvero i due ibridi e questo a stato solido condividono molta parte sia dell'hardware che della progettazione. L'ibrido più grande ha un cabinet leggermente più grande. Questo qui, lo stato solido piccolino entry level, e il CTA 100 sono CSA 100 sono assolutamente identici esteticamente. Cabinet fatto in maniera egregia, frontale in alluminio spazzolato, spessore 1 cm, un bellissimo logo a basso rilievo sul centro, e alcune soluzioni sono abbastanza buffe. Ad esempio c'è questo indicatore centrale circolare, che a me ricorda un po' la ghiera degli iPod primissima serie, e con al centro il ricevitore infrarossi del telecomando, e due manopole molto belle, molto piacevoli al tatto, una per il selettore degli ingressi, una per il volume. In alluminio, tra l'altro, le manopole. Alluminio scavato dal piano, sono degli elementi, iconici della Copland, in qualche modo distintivi della loro veste estetiche. Il volume è motorizzato, è un Alps serie blu, semplicissimo, ma
abbinato a questa manopola del volume, che è azzeccatissima come peso, come dimensioni, risulta piacevolissimo anche da utilizzarlo manualmente. Il selettore degli ingressi invece serve a selezionare i vari ingressi che poi vedremo. Il tutto ovviamente è anche replicato da un telecomando, che poi vi facciamo vedere, bello, comodo. E quello che forse a me ha convinto un po' di meno è questa qui, questo piccolo sub selettore degli ingressi dedicato esclusivamente al digitale. Quindi con il selettore degli ingressi, quello grande, si sceglie fra il fono, perché questo integrato ha un prefono a bordo, gli altri ingressi RCA, una posizione di digital che dà accesso a questo. Mediante questo si sceglie tra gli spliff, i Toslink, l'USB e l'eventuale modulo Bluetooth, che però deve essere richiesto al momento dell'ordine, quindi è un modulo opzionale. Anche se, Giulio, permettimi di interromperti, perché questo poi alla fine ha una sua valenza tecnica, perché la topologia è completamente analogica e quindi, non essendoci nessun tipo di switching digitale, lui in pratica non ha fatto altro che specializzare un ingresso analogico alla scheda in digitale e poi far fare da un selettore a parte la selezione digitale. Quindi forse dal punto di vista puristico è una cosa azzeccata, dal punto di vista della comodità no, perché se uno ha attaccato questo amplificatore magari mediante l'ingresso Toslink al televisore, diciamo, che potrebbe essere una tipica soluzione, se vogliamo, non proprio audiophile, ma magari una cosa da, facciamo, consumer evoluto al quale questo mio amplificatore è destinato, se io voglio passare ad ascoltare il televisore collegato, probabilmente sto seduto sul telecomando, mi devo alzare. Esatto, perché questa non è, perché la manopola non è sotto telecomando. Però glielo perdoniamo, Ole, che dici? Dai, perdoniamo. Ma gli tireremo le orecchie. Un'altra cosa da sottolineare, secondo me, di questo apparecchio è l'eccellente, e lo sottolineo tre volte, eccellente prefono per testine a magnete mobile che c'è a bordo, che secondo me ha una qualità che mi consentirebbe di essere venduto a parte senza sfigurare con nessuno. È veramente un eccellente prefono. Tenete conto che non ci sono possibilità di regolazione, quindi non si può intervenire su... Ve lo prendete com'è? Ve lo prendete così com'è, quindi bisogna essere un po' lungimiranti nella scelta della testina. Anche se forse è meglio un prefono che suona bene e non regolabile che un prefono così e così, che però come adesso va tanto di moda, no? Assolutamente. E quindi, se vogliamo, stiamo ragionando di un apparecchio veramente completo, proprio completo, pilota qualsiasi cosa, perché comunque i suoi 70 watt sono sufficientemente energici da permettergli di pilotare qualsiasi cosa, a un costo che poi vi diremo che a me sembra francamente particolarmente azzeccato. Un affare. A questo punto lo apriamo, rimuoviamo le quattro viti che servono a tenere il coperchio e vediamo un attimo come è fatto dentro. Allora, guardiamo un po' dentro a questo CSA70, un bel trasformatore toroidale con avvolgimenti separati per la parte di preamplificazione e digitale e per la parte di potenza. La parte di potenza è questa e fa capo a due condensatori più che dimensionati per la potenza dell'apparecchio. Molto interessante, fatta estremamente bene, è la questione della stabilizzazione dell'alimentazione. Se ci fate caso, infatti, ci sono dei rami completamente separati per ogni sezione. Questa è la sezione dei driver, left e right, questa è la sezione digitale e ognuna di loro ha il suo filtraggio a parte. Queste sono le due sezioni di linea. Notare tra l'altro il circuito stampato è lo stesso, come ha detto Giulio, del CSA70, del CSA100, ma nel CSA100 c'è la valvola e c'è un altro sistema di driver che invece che viene alloggiato in questi due zoccoli. Questi sono i quattro transistor di uscita, questa è la sezione digitale, eccola qui, sezione digitale,
E qui c'è la parte di selezione della sezione digitale, che come abbiamo detto è completamente separata rispetto al resto. Le alimentazioni in realtà sono due, perché oltre al trasformatore toroidale che fa l'alimentazione dell'amplificatore, c'è anche un piccolo stabilizzatore che serve per lo standby. Quindi questo ovviamente può stare sempre in standby e quando si preme il tasto di power on sul telecomando, quando si accende. Per fare questo c'è bisogno di un'alimentazione a parte. Questa è la sezione di alimentazione per lo standby. Abbassiamo un Basta, va, pochino, che sennò disturbi. se no disturbo. Allora, Copland CSA 70, ascolto. Dopo aver lungamente provato, lungamente ascoltato questo amplificatore, siamo in grado di tirare delle considerazioni. Direi non compratelo. Al contrario, no, direi che siamo rimasti, sono personalmente rimasto veramente molto colpito da questo apparecchio. E perché? Allora, sicuramente quello che mi ha colpito è la straordinaria somiglianza dal punto di vista sonico rispetto ai due modelli più costosi della stessa serie. CS100 e CS150. Vero è che fondamentalmente il progetto, non dico che è lo stesso, ma è molto simile. C'è Simile. un upgrade nell'alimentazione, c'è un upgrade, ma l'abbiamo detto anche in precedenza, del fatto che la sezione pre di questo è a stato solido, mentre invece la sezione pre degli altri due è di tipo valvolare. Esatto. E questo, Preparato però, preparato. diciamo che uno si potrebbe immaginare una radicale differenza in termini sonici. Ora, sì, c'è una differenza. È riconoscibile il fatto che questo sia un amplificatore integrato tutto a stato solido, ma la cosa non è assolutamente penalizzante nella maniera più assoluta. Forse, diciamo, corrisponde a un dato di personalità leggermente differente, ma sostanzialmente parliamo di apparecchi. Questo, se mi permetti la piccola considerazione, distrugge, ma del resto io lo pensavo, quella che è diciamo la diatriba fra valvolofili tra valvolofili e stato solidofili, scusatemi il termine tremendo, che pensano che sia diciamo, un disegno circuitale a valvole sia per forza migliore rispetto a uno a stato solido. Secondo me un progetto fatto bene è un progetto fatto bene, questo ce lo dimostra, perché c'è qualche differenza. Forse lo stato solido nei modelli più grandi è un po' più morbido, ma di fatto la caratteristica sonica rimane la stessa indipendentemente dalla Certamente. tecnologia. Quindi, quando vedete progetti a valvole portati all'eccesso, nei quali magari proprio le valvole vengono messe come elemento di marketing per vendere, fate una riflessione prima. Ok. Dal punto di vista l'abbiamo detto anche precedentemente, dal punto di vista della versatilità, questo apparecchio è dotato di una serie di ingressi analogici, sia bilanciati che sbilanciati, e di un ingresso USB, quindi USB. monta al suo interno un DAC. Lo abbiamo già detto in precedenza, lo dico a uso e consumo di chi ha saltato, diciamo, la E ha parte di sbagliato? introduzione tecnica. Un DAC che, per quanto semplice, per quanto anche leggermente limitato, suona, secondo me, in maniera fantastica. Quindi stiamo parlando di un apparecchio che fondamentalmente costituisce un all-in-one pre-finale DAC. Quindi basta un computerino attaccato con il cavo USB e si è pronti per ascoltare la musica alla Tra grande. l'altro, questo l'avevamo già detto, è un amplificatore, diciamo, completamente analogico, nel quale infatti la selezione degli ingressi digitali viene fatta con una manopolina a parte, quindi
Il DAC occupa un solo ingresso analogico e poi lo switch USB coassiale ottico lo devi fare per forza con questa manopolina, non sotto, non sotto telecomando. Assolutamente. E, dal punto di vista sonico, secondo me questo è uno di quegli apparecchi che fanno innamorare dell'audio chiunque, anche il non audiofilo, e solo per questo già bisognerebbe fargli un monumento. Nel senso che gli inglesi utilizzano un termine che è engaging, che secondo me si adatta perfettamente a questo apparecchio, che significa il fatto che ti cattura, ti prende, cioè appena tu lo senti sei subito catturato da cosa? Dal ritmo, dalla precisione, dal dettaglio, da questo ampio spazio, certo a condizione di avere dei buoni diffusori che questo apparecchio è in grado di ricostruire, dalla semplicità d'uso, dalla bellezza dell'oggetto. Come dire, è uno di quegli apparecchi che non ti crea problemi. Lo prendi, lo togli dall'imballo, lo posizioni, lo installi, suona subito, suona molto bene. E poi è compatto, è molto importante perché lo puoi mettere praticamente dappertutto e non hai il problema del 100 e del 150 che scaldano molto perché c'hanno i tubi. Esattamente, questo non scalda praticamente mai. E, si può chiedere di più? Certo, nel senso che... L'approccio, se vogliamo, un po' monacale da high-end puro è diverso, nel senso che qui stai, come dire, catturando l'attenzione dell'ascoltatore di musica. Non ti metti a fare le pulci con la griglia di valutazione dell'apparecchio high-end a questo apparecchio, perché certo, forse in termini di trasparenza, forse in termini di... articolazione, chiaramente ci può essere di meglio, ma come entry level, perché diciamo io lo considero un entry level di lusso, poi adesso qualcuno mi tirerà la roba addosso perché, come dire, non curo abbastanza la parte economica, però stiamo ragionando di un prodotto che costa 3.000 euro, che per carità con lo street price sicuramente un po' inferiore, un po' di sconto sicuramente lo guadagnate. Esatto, ora io non sto dicendo che 3.000 euro non siano pochi, per carità di Dio, sono un sacco di soldi. Però potrebbero essere una scelta definitiva per buona parte delle persone. Assolutamente sì, nel senso, ecco, per una persona che magari mi viene a chiedere il consiglio, non sono un audiofilo, ma cosa mi consigli di comprare, compra questo anche perché per come è fatto dura 150 anni, sì. È talmente semplice come costruire. E anche questa è una cosa importante. E poi volevo dire una cosa rispetto a come noi approcciamo, no? Perché esistono apparecchi, esistono livelli, esistono pregi e difetti. Non sentirete mai dire da noi questo apparecchio è meraviglioso, è fantastico di tutti gli apparecchi, perché tutti gli apparecchi, anche quelli che costano 200.000 euro, qualche limite ce l'hanno. Magari anche solo perché il finale da 150.000 euro è talmente grosso che devi avere una stanza per avercelo dentro, quindi certo. Anche quello è un limite se vogliamo, no? Questo è un apparecchio che all'interno della sua categoria, senza alcun dubbio, si piazza ai primi posti. Poi è chiaro che siccome è un apparecchio da 3.000 euro, non può suonare come un apparecchio da 6 o 7.000 euro, perché se no quello da 6 o 7.000 euro, che ve lo comprereste a fare? Vorrebbe dire che è sbagliato. E questo secondo me poi porta a una, diciamo, ulteriore aggettivazione della faccenda. Da noi due. Non sentirete mai parlare della mazza giganti, termine che a parte mi fa schifo, ma insomma comunque che piace tanto al mondo audio. La mazza giganti, secondo la mia esperienza, non c'è, no? Io non l'ho mai sentito suonare la mazza giganti, non l'ho mai visto. Esistono prodotti ben fatti, prodotti onesti, prodotti credibili, e questo sicuramente lo è. Assolutamente. Poi, siccome proprio la Copland c'ha una grande tradizione negli integrati, è anche un prodotto che sul mercato dell'usato ha un suo grande senso, quindi non solo ha senso quando si compra, ma anche senso quando poi si va a rivenderlo, magari per comprare uno più grande. Allora, cito una mia personale esperienza, anni or sono, io avevo un lettore di CD Copland CD288, comprato usato, pagato diversi soldini. Ma quando decisi di disfarmene, l'annuncio l'ho messo e nel giro di 48 ore era venduto. C'era la fila di gente. Perché? Perché è un'azienda seria, un'azienda che sta sul mercato, è un'azienda che non fa prodotti basati su tecnologie bizzarre, roba che oggi c'è e domani è stata smentita. Poi pochi modelli che durano tanto. Tant'è che nel catalogo Copland
Le novità sono piuttosto rare, ma a proposito di novità, il buon Ole Moller, il Ole Moller ci ha fatto progettista. vedere a Monaco un nuovo integrato che si posizionerà sotto l'integrato top di gamma a valvole, che è il CTA 408. Forse si chiamerà CTA 407, 406 Ma lo doveva cilindri. ancora decidere. Lo doveva decidere ancora, con una striscetta nera e una regolazione automatica del bias delle valvole. Devo dire la verità, però, Giulio, ogni volta che vado a Monaco, Ole mi fa sempre vedere gli integrati che poi usciranno vari anni dopo. Quindi io non lo so se uscirà l'anno prossimo o no quell'integrato a Ok, valvole, quindi perché non non ci mi stiamo vendendo la pelle dell'orso dicendo prossimamente daremo la Esatto, prova di perché ci ha questo. fatto vedere diciamo, un mock-up, un contenitore con dentro un circuito stampato, molto bello esteticamente, con un'eccellente idea dietro. Bisogna vedere quando poi verrà fuori, ma quello è un apparecchio che non c'entra niente con questo, perché è tutto a valvole, quindi Certo. è completamente diverso. Comunque, per concludere, esame secondo me passato a pienissimi voti per questo oggetto grazioso, simpatico, ben suonante, conveniente e quindi, come dire, prodotto consigliato. Grazie. Mi raccomando, non Non seguiteci, non seguiteci. mettete il like e non vedete il prossimo video, che sarà chissà, Chissà, chissà. chissà. A Ciao. presto.